Brico OK a Forlì, un vasto assortimento su 1100 metri quadri di negozio tutto da scoprire. Prodotti per gli amanti del fai da te, del giardinaggio e tutto per il green e la vita all'aria aperta. Decorazione, utensili, piccoli mobili casa ufficio, porte a soffietto, elettricità, termoidraulica, vernici, smalti, ferramenta, falegnameria anche con servizio taglio legno, pensiline, prodotti per ristrutturazioni e manutenzione, abbigliamento antinfortunistico. Brico OK è dedicato ai privati, professionisti, ma soprattutto a chi si occupa in prima persona dei piccoli lavori di casa, con un vasto assortimento di prodotti di alta qualità a prezzi da ingrosso. Non trovi ciò che cerchi o vuoi un consiglio qualificato? Chiedi al nostro personale, a tua disposizione per la realizzazione dei tuoi piccoli e grandi progetti. In Romagna ci trovi a Forlì, vicino al casello autostradale. Brico OK, il massimo risparmio, sempre. Offerte speciali tutti i mesi. Ipermercato Conad a Forlì, presso il centro commerciale Punta di Ferro, aperti dal lunedì alla domenica, orario continuato dalle 9 alle 21. Comodità, cortesia e convenienza, le tre qualità che contraddistinguono Conad Ipermercato di Forlì. Moderno, facilmente raggiungibile e con elevati standard di servizio ed un focus particolare sui reparti freschi, un vero fiore all'occhiello. Conad Ipermercato, al servizio della città. Ventisesima edizione della Befana viene con a Forlì, quest'anno una Befana davvero tutta nuova, assessore. Allora, ce la vuole raccontare un po' in breve? Altra anche novità è la nuova location che farà da aperitivo per tutti i bimbi, e guardi quanti bimbi abbiamo alle nostre spalle. No, la Befana ha sempre successo, da 26 edizioni la Befana viene con i quartieri, ha un grande successo quest'anno, dato che appunto le Befane sono apparse un po' in tutta la città, in tantissimi quartieri, in tantissimi eventi. Per la piazza abbiamo avuto un regalo speciale di Accademia Perduti Romagna Teatri, che ci ha offerto questo spettacolo, e vediamo che i bambini hanno, diciamo così, accolto bene questo primo regalo della Befana. La Befana è una festa che è molto sentita, già da qualche giorno i pasqualotti appaiono, e da qualche giorno la nostra città si sta muovendo per aiutare chi ha più bisogno, in particolare i bambini. E i bambini sono uguali in tutti i posti del mondo, e questa è un po' l'idea che tutti hanno, e quindi la Befana è una festa che ci unisce tutti nella solidarietà e nello stesso tempo nella dimensione anche cittadina. Dato che la Befana è una inesauribile, anche quest'anno vuole venire dall'alto, quindi arriverà dal campanile di San Mercuriale quest'anno, perché appunto nel volo radente incontra quella che è la punta più alta sulla piazza e scenderà da lì. Quindi dopo il teatro ci sposteremo tutti in piazza con la solita distribuzione delle calze ai bambini da parte della Befana, e quello che raccoglieremo nelle offerte per le calze verrà devoluto alla pediatria di Forlì, che è stato oggetto di tantissime visite da parte di diverse Befane in questi due giorni. La Befana, è come le iniziative che stiamo promuovendo, come la partecipazione, è sempre di più un evento corale, quindi prima di tutto vanno ringraziati gli uffici comunali, ma in seconda battuta, oltre ai quartieri che sono un po' i protagonisti di questa Befana, i volontari dei quartieri saranno qui, saranno in piazza, ci sono i nonni vigili, ci saranno gli alpini, ci saranno i pompieri. Ecco, il vero rischio è di dimenticarsi qualcuno, perché appunto tante associazioni ormai collaborano con l'amministrazione in questi eventi, quindi ad esempio i pasqualotti di varie parti della città, in particolare quelli di San Martino, hanno fatto un tour de force ieri nelle case di riposo per anziani, nei luoghi di festa, nei centri per minori. Quindi diciamo è un evento corale, i nonni vigili vanno ringraziati, gli assistenti civici vanno ringraziati, ma tutte le associazioni di volontariato che contribuiscono a fare migliore la nostra città. Oltre a Pompieropoli, ma ci saranno in piazza anche i VIP? Ah, i VIP clown naturalmente, per l'animazione dei bambini, loro ci aspetteranno all'uscita del teatro proprio per animare questo momento. Ci saranno anche i messaggeri del mondo, una specie di associazione di re magi che è nata qui a Forlì, che ci porterà canti e poesie dall'Africa. Allora, adesso ci dedichiamo a Zuppa di Sasso, questa bellissima rappresentazione di Accademia Perduta che parla di amicizia e tanta solidarietà. Sì, grazie ad Accademia Perduta, grazie a tutti i bambini che sono venuti e ai loro genitori che li hanno accompagnati, e grazie a questa città che ha un cuore molto grande. Ci sono alcuni ringraziamenti da fare, due innanzitutto. Il primo accomuna il comune di Forlì, il centro famiglia, la dottoressa Bertozzi, che hanno organizzato questa splendida giornata di divertimento e anche di cultura per i bambini. Secondo ringraziamento va a tutte le persone, le associazioni, le istituzioni che ci hanno visitato in pediatria durante le vacanze di Natale e durante l'epifania.
Epifania, portando il loro contributo assolutamente spontaneo in favore dei bambini, venendoli a visitare, donando doni, calze, libri e quant'altro. È stato un Natale, un'Epifania veramente molto bella, di spontanea solidarietà, devo dire la verità. Vuol dire una concentrazione di Befane nei giorni scorsi proprio nel suo reparto. Chissà perché, c'era una calamita che faceva puntare la scopa proprio tutti in direzione ospedale e pediatria. Sono state tutte benvenute, alcune erano proprio mascherate perfettamente, è stato molto bello per loro, è stato molto bello per noi, è stato molto bello per i bambini e anche per i genitori. Non bisogna dimenticare che i bambini in ospedale non stanno bene sicuramente, ma anche i genitori hanno bisogno di un attimo di svago. Diciamo in bocca al lupo e speriamo che questi proventi dalle calze veramente vadano a favore di qualche bel progetto della pediatria. Immagino lei abbia già qualche idea in merito. Abbiamo molte idee, ci sono certamente molte esigenze e per ognuna di queste troveremo la soluzione grazie al contributo di tutte le persone e di tutte le associazioni che ci hanno fatto visita. Grazie ancora a tutti quanti. Coordinare tante famiglie con i quartieri non è facile, però il teatro non so quanti posti abbia e lei ci è riuscita, intanto complimenti e ovviamente auguri a tutti i bambini per questa bella giornata che la Befana a Forlì è sempre una giornata eccezionale. Sì, abbiamo tentato una novità, abbiamo cercato di mettere insieme degli eventi che per Forlì sono tradizionali come la discesa acrobatica della Befana, anche a invece una novità che è un momento di cultura regalato ai bambini della città e alle famiglie. Pensiamo che fra i doni e i dolciumi ci potesse stare molto bene questa opportunità. Effettivamente anche l'altra esperienza di cui io insomma, ho la responsabilità con grande piacere è il Centro per le Famiglie e da anni il Centro per le Famiglie in appunto con opportunità dedicate a famiglie e bambini in una logica di promozione del benessere. Quindi anche con i quartieri stiamo cercando di fare degli eventi nuovi che portino le persone ad aggregarsi. Abbiamo avuto un'attenzione importante come ha sempre avuto la Befana di Forlì anche alla dimensione solidale e quindi il ricavato della vendita delle calzette in questo caso quest'anno sarà dedicato in particolare alla pediatria del nostro ospedale. Questa scelta di offrire a tutti i bambini, avendo cura e attenzione a coinvolgerli tutti, sia che siano forlivesi, sia che siano bambini nati altrove o figli di genitori che sono nati altrove, è molto importante. In particolare questa storia di oggi, Zuppa di Sasso, ci riporta anche a questo tema, non avere timore degli altri, ma per prima cosa tentare di conoscerli e poi forse nascono delle amicizie e anche sentimenti ed emozioni ai quali forse non avevamo pensato. Miau. Mara mara miau. Mio mio mau. Ma dove si sarà cacciato quel ranocchio? Miau. Tutte le volte che gli do appuntamento arriva sempre in ritardo. Miau. Cra cra. Eppure mi è sembrato di sentire cra cra, ma qui non c'è nessuno. Miau, cra cra, là. Eh no, questa volta l'ho sentito, sai, ho capito che ci sei, salta fuori. Miau, cra cra, là. Guarda, non mi fare arrabbiare, sai, se mi farai uno scherzo io ti graffio il naso. Miau, cra cra. Guarda qua, è svenuto il tontolone. Dai, tirati su, va, forza! Miau. Miau, ma sei impazzito? Mi hai fatto prendere un coccolone, miau. Bello lo scherzo, no? Oh, sì, bello scherzo. Per noi quest'anno è il primo anno della gestione totale del Teatro Diego Fabbri. C'è un rilancio del teatro, c'è una bella onda da parte dei forlivesi che se ne sono riappropriati e abbiamo pensato, siccome noi produciamo tantissimo teatro per ragazzi, abbiamo pensato di offrire uno spettacolo per la
Befana, ci siamo messi d'accordo col comune, abbiamo fatto questa cosa così un po' alla cieca, ma vedo che i risultati ci sono e quindi bene, siamo contenti, che dire, è un modo di dire buon anno alle nuove generazioni, perché sono quelle che a noi premono più di tutti. Quest'oggi insomma bello partire con i primi dell'anno dedicati ai bambini, questo significa investire sul futuro. Ma i ragazzi dal piccolo a tutti i teatri che noi gestiamo sono sempre stati la priorità. Poi c'è tutta l'attività rivolta agli adulti, che è l'attività anche più grande. Il bello del Fabri è che ci sono tantissimi, tutti esauriti, che abbiamo aggiunto spettacoli in corso d'opera, raddoppiato fuori abbonamento. La città ha accolto questo progetto, ha accolto questa direzione artistica, noi ci sentiamo molto abbracciati, quindi il calore umano per i teatri è importantissimo, perché i teatri hanno bisogno del pubblico. Quest'anno un fuori programma rispetto alla tradizione che vedeva la Befana arrivare dal municipio, quest'anno è il nostro campanile, ma va bene così. L'importante è che arrivi a terra tantissime famiglie, tantissimi bambini che stanno aspettando la nostra Befana al 26esimo appuntamento che con questa esperienza dei quartieri stiamo realizzando nella nostra città, per cui bellissima festa, bellissima giornata, bellissima accoglienza per la nostra Befana Forlì. Una Befana nella tradizione, anche quest'anno ci sarà questa raccolta. Fondi attraverso le calze che si distribuiscono, quest'anno la pediatria, quindi rimaniamo sul tema dei bambini e l'attenzione alle nuove generazioni, anche laddove c'è sofferenza e c'è difficoltà. La novità è questa esperienza fatta con Accademia Perduta al Teatro Diego Fabri e quindi un'anteprima della Befana fatta a teatro. È uno spettacolo bellissimo quello che è stato rappresentato oggi, perché in due tempi una Befana che davvero sarà memorabile. Una Befana allora che saluterà tutti da San Mercuriale e arriverà come sempre con gli amici vigili. Beh, diciamo che diversi hanno contribuito anche quest'anno alla ben riuscita di questa iniziativa, i VIP Clown, gli Alpini, Teatro delle Forchette, ma soprattutto i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato anche quest'anno in maniera importante e attraverso di loro aiuteranno la Befana ad arrivare nella nostra piazza. Allora, questa la intitoliamo così, indovina le intruse, perché sono due secondo me le intruse. Proviamo con l'aiutante della Befana. Allora, lei è esperta, sa? Sì, io so. Sta succedendo qua. Cosa sta succedendo? Qui c'è, intanto, lei ci ha messo 2 ore a scendere, non so perché tutte le volte. Facile. Le lasagne poi... Non lo so, cioè io ho la roba in forno da preparare. Facile dalla piazza, facile dalla piazza, aiutante, Befana. Ma che vista c'era dall'alto del... Ma proprio paura. Volevi scendere? No. Poi, dopo poi sei scesa, hai visto, sei la bippa della piazza. Come sempre. E lei l'aiutante è un po' invidiosa. Una grandissima aiutante. Sì, facciamo il possibile, insomma, ecco. Tutte le volte riesce ad arrivare, per fortuna ce l'hai fatta, ecco. Sono atletiche queste Befane. No, sono atletiche, io infatti sono soddisfatta. Sono soddisfatta, come assessore allo sport. Le promuoviamo. Sì, qualche sgambata in più. Abbiamo il contratto anche per il prossimo anno. Chi è l'intrusa? Chi è l'intrusa? L'intrusa è l'assessore Samori. Ah, sì?
No, infatti se ne sta andando. Resta solo l'aiutante della Befana, esatto. Assieme alla quale noi vogliamo dare un appuntamento importante. Sì, intanto quest'altro anno, la prossima edizione è sempre ammesso che magari da qui a un anno da aiutante non diventi la Befana ufficiale, chi lo sa, non lo so. Spera sempre che salti nel vuoto la Befana vera. Gli anni, esatto. E ci prova. Sotto sotto sì, secondo me sì, ci prova. Ci ha provato anche oggi, ha detto vieni giù, non voleva che avesse tutte le attrezzature, tutte le norme di sicurezza. Cioè, esatto, cioè, ogni tanto. Ma la inviterai a pranzo la Befana? Ma sì, ho cucinato anche per lei, solo che ci ha messo una vita a scendere, insomma, aveva un po' paura, si sa. Facile con la scopa, tu con i tacchi invece? Con i tacchi mi sono inchiodata nei San Pietrini in continuazione. Così capisci cosa vuol dire essere donna. Esatto, comunque vada, sia da Befana ufficiale, sia da vice, l'appuntamento è per quest'altr'anno. La Befana viene con edizione 2020. E poi il carnevale, chissà che non ci vediamo un po' mascherati io e te, sempre qualcun altro. Cioè la Befana potrebbe fermarsi fino a carnevale, esatto, chissà. Come diceva qualcuno, non possiamo continuare a vederci così. Bene. Grazie. Allora, evviva la Befana! Viva la Befana! Con le casse? Tutte rotte, le mie no, ma lei sì. Ciao a tutti dalla piazza di Forlì.